Primo soccorso al bambino da 0 a 10 anni, se ne parlerà a San Cataldo nell'ambito dell'iniziativa Il bambino e l'emergenza. Sì, è un incontro che si terrà dopodomani, quindi mercoledì alle ore 15 al Teatro Marconi di San Cataldo. Io sono il presidente dell'ASIEU insieme ai miei collaboratori, quindi a tutto lo staff che si occupa dell'organizzazione in collaborazione col Comune di San Cataldo e la Croce Rossa Italiana, sezione di Caltanissetta. E stiamo organizzando questo evento aperto alle mamme, alle nonne, e principalmente alle mamme, alle nonne e alle maestre che si occupano dei bambini sia a scuola che a casa. E è un incontro teorico-pratico dove ci saranno la parte frontale, quindi le lezioni frontali con le slide, tutte le relazioni, e grazie ai relatori, faccio il nome, il pediatra, ci sarà il dottore Dagliano, che è un pediatra abbastanza esperto, 40 anni che fa questo mestiere, e in più ci sarà due infermieri che lavorano al 118, Andrea Maira che si occuperà della disostruzione pediatrica, io mi occuperò dell'avvelenamento nel bambino e dopo il dottore Pirrello, che è un anestesista che lavora alla Sant'Elia, si occuperà della rianimazione cardiopolmonare nei lattanti e nei bambini. E volevo dire che l'ASIEU, che è un'associazione scientifica siciliana, infermieri di emergenza urgenza, che raggruppa tutti gli infermieri di area critica sia intra che extraospedaliero, che è nata da poco qua proprio dalla nostra provincia, da pochi giorni, inizia proprio dai bambini a dare spazio e iniziare a formare diciamo, tutta la popolazione per gestire questo che è un dramma vero e proprio, perché statistiche è la seconda. La disostruzione, la ostruzione delle vie aeree è la seconda causa di morte nei bambini da 0 a 4 anni. Si calcola che nelle statistiche italiane ci sono circa 54 morti l'anno, quindi tenete presente che un morto a settimana è abbastanza importante. A noi interessa far conoscere queste buone pratiche, metterle in atto, e quindi speriamo che non ci sia mai bisogno di metterle in atto, però se ce ne fosse bisogno la popolazione sa come muoversi e quindi conosce quelle che sono le buone pratiche. Incontro rivolto a tutti, ingresso libero. Naturalmente, l'ingresso è libero a tutti, anzi chiedo a tutti voi di partecipare, naturalmente non è rivolto ai bambini perché è rivolto agli adulti, le maestre, le mamme, le nonne, i papà, tutti, chi vorrà partecipare è ben lieto, siamo ben lieti di averli qui a San Cataldo, al Teatro Marconi alle ore 15 inizieremo con la presentazione e le relazioni. Volevo dire e vorrei anche ringraziare in particolar modo, oltre al Comune di San Cataldo, la Croce Rossa Italiana nel nome di Claudia Sollami, la dottoressa Claudia Sollami, responsabile dell'area 1 che tutela e promozione della vita e della salute, che si occuperà della parte pratica. Cioè, la Croce Rossa Italiana, sezione di Caltanissetta, farà vedere praticamente come si agisce nella disostruzione delle vie aeree nei lattanti, nei bambini, e la rianimazione cardiopolmonare. Quindi faremo vedere anche praticamente come si fa.